Ciao, sono Francesco Marinari, responsabile della sezione digitale della Nazione. Oggi commentiamo con voi i commenti che voi stessi inviate alla pagina Instagram. Abbiamo preso in esame il post in cui raccontiamo il turismo in centro storico, un turismo che spesso molti definiscono cafone. Una lettrice scrive: forse sarà che in centro si sogna un bidone? Prova a camminare con un pezzo di carta in mano da buttare e mi dici dove trovi da buttarlo. Certamente questa lettrice pone un problema che in qualche modo esiste. Servirebbe che i cestini intorno ai luoghi d'arte e nelle principali vie del centro fossero più visibili, meglio segnalati, per fare in modo che le persone siano più propense a buttare le loro cartacce proprio lì dove serve. Un'altra lettrice commenta: non sono responsabili i turisti, ma chi permette loro di comportarsi così? Una multa salata e certa a chi sporca, a chi mangia seduto sui luoghi monumentali è l'unica soluzione. Certamente serve il polso duro, soprattutto con chi non si comporta bene e viene a visitare una città turistica, una città d'arte, ma ovviamente non è possibile militarizzare tutto il centro storico per individuare le situazioni di degrado. Un altro lettore scrive: perché? Quando mai il turismo non è stato cafone? Il comportamento di molti visitatori nelle città d'arte non è il massimo e potrebbe sicuramente essere migliore, ma è anche vero che ci sono tanti esempi di turismo che si integra alla perfezione con l'ambiente circostante. Dunque questa frase un po' perentoria non è del tutto vera. E voi cosa ne pensate di un certo turismo che qualche volta non rispetta le regole? Commentate sotto a questo reel e fateci sapere la vostra opinione.